Torna a parlare del suo calatabiano il presidente Sciacca, ancora turbato dall'esito infausto della stagione e determinato a far valere le sue ragioni circa gli eventi particolari che hanno circondato la finale con l'ACI Sant'Antonio. Il passato ha sempre un certo peso e talvolta è abbastanza rilevante da spostare il baricentro delle nostre decisioni. È per questo che i membri della società si sono già incontrati per una sorta di riunione preliminare. Lo scopo è stato quello di tastare gli umori dei protagonisti, in modo da interpretare la consistenza delle motivazioni. Non si è pianificato nulla, ma si è fissato un altro incontro. La data è ancora sconosciuta, mentre gli argomenti di conversazione sono piuttosto definiti. La scelta della guida tecnica sarà importante ed in questo caso si tende alla riconferma di Graziano Peri. Sarà lui eventualmente a dover fornire indicazioni precise sulle modalità di intervento. Il team deve essere rinforzato, anche se il presidente non si dichiara tanto a favore di aggiunte tecniche quanto propenso a dettare una nuova formulazione di carattere metodico. I giocatori che verranno scelti infatti dovranno seguire l'esempio di Santo Torre. Gli allenamenti non saranno più facoltativi come quest'anno, ma saranno tutti vincolati ad un contratto meno flessibile, che prevede l'assidua partecipazione alle sedute settimanali. I dirigenti hanno ragione di pensare che questa rigidità possa eliminare le incertezze di un gruppo altrimenti molto forte per la prima categoria. I giocatori cardine della squadra accetteranno le nuove condizioni poste dalla società, oppure soppeseremo una rosa completamente diversa durante la prossima stagione. Lo scopriremo soltanto con il trascorrere di maggio.